Arriva al Miuli di Acquaviva delle Fonti il robot Hugo, uno strumento di ultima generazione per la chirurgia laparoscopica e prima tecnologia robotica avanzata, con un potente sistema di visualizzazione delle immagini e della zona di intervento in 3D e Full HD. È stato presentato in piazza Prefettura Bari, dove è stazionato un'unità mobile visitabile, dotata di un centro di simulazione chirurgica tecnologicamente all'avanguardia, così da permettere di comprendere tutte le potenzialità del robot, il primo strumento di tecnologia robotica avanzata a servizio della sanità al centro-sud. Il suo utilizzo comporta diversi benefici non solo per i chirurghi, ma soprattutto per i pazienti: minori danni ai tessuti circostanti e all'area oggetto dell'operazione, riduzione del dolore, riduzione della perdita di sangue, ferite più piccole anche per gli interventi più complessi e un periodo di degenza ridotto con dimissioni più rapide. Non solo perché i costi di gestione sono molto più bassi, in modo da allargare la platea degli interventi di chirurgia robotica finora proibitivi. I robot sono il futuro della chirurgia, consentono una precisione straordinaria in tutte le fasi operatorie e soprattutto consentono al talento del chirurgo, che è sempre necessario, è bene chiarirlo, non sono macchine automatiche, di essere esaltato dalla precisione con la quale appunto, si compiono tutte le azioni operatorie. Speriamo che questa mossa su un mercato oligopolistico come quello degli accessori per i robot chirurgici consenta l'abbassamento dei costi a tutto il mercato, perché è chiaro che è una mossa interessante, la differenza di costo è notevole, mi dicono da 3.500 euro a 900, quindi a meno della metà. E mi auguro che questo possa consentire rapidamente di utilizzare i robot, che peraltro il sistema pubblico pugliese ha già acquistato in diversi esemplari, di essere gestito in maniera più larga, in modo che anche le operazioni più semplici possano essere gestite con questo sistema. È una giornata che completa un percorso iniziato parecchi anni fa, alla fine degli anni 90, quando l'ospedale è stato sempre all'avanguardia nella chirurgia robotica. Dopo altre esperienze, oggi si aggiunge e completa questa attività di formazione e di chirurgia assistita dal robot che è l'Hugo oggi, perché porta un vantaggio sia agli operatori sia ai pazienti in particolar modo. Cioè, con una migliore tecnologia si hanno migliori risultati.